Abbiamo un problema con la felpa. Maledetto veloso. Buongiorno a tutti, sono Claudio. Forse è la prima volta che sto su un video dei Rolling. E come prima volta vorrei iniziare una nuova rubrica che chiameremo Rolling Gamers on the Road. Questa rubrica tratterà gli eventi e le fiere e tutto quello che riguarda i giochi da tavolo, quindi il nostro mondo in giro per l'Italia. Inizieremo da Cartoon Mix di Milano. E purtroppo non ho la tecnologia che di solito usa Sauro e non ho nemmeno la parlandina di Davide. Faremo quello che si può. Ok, ho detto tutto, quindi godetevi le immagini del Cartoon Mix, sperando che vi piacciono. Ok, iniziamo. Eccoci al parcheggio di McDonald's per iniziare questa nuova avventura. Ci sarà sicuramente Giovanni e tutti quelli di Mega Comics. Aspetta, quanti pieno di gente. Eccoci qua, davanti all'entrata sud della città di Milano, che poi nemmeno è Milano, ma è Rho. Siamo andando al Cartoon Mix e c'è un discreto tempo di merda. Volevo dire brutto tempo. Entrata Mega Galattica. Non avevo mai visto questa parte della fiera. Grazie al biglietto espositore sto saltando la fila. Questa sì che è una figata. Però credo di non poter usufruire delle scale mobili. Ecco qui la mappa della fiera. Allora, ci sarà tutta una parte dei fumetti, ma quello che ci interessa a noi sta soprattutto qua. Ecco una panoramica veloce dell'area Games. Qui c'è la Raven Distribuzioni, la Da Vinci Giochi, Need Games, Cosplay U, Pendragon. Olifante. Qua c'è la rivista Io Gioco. Magenos. Ecco la Cranio. Red Glove. Qui c'è un Loot Island apparecchiato. Giochi Uniti. OMS Edizioni. Wandad Oriental Wave. Quindi 3 distribuzione.
Oh, c'è anche la 3M Games. Oh, c'è anche da dei mattoncini. Manca l'amaro. Sto allo stand Cranio, dove sono apparecchiati ben 4 Tex. L'uscita di Tex è al Cartoomix. Secondo me è stata spinta molto dalla Bonelli, che la fiera è principalmente imbiettata sul fumetto. Un altro gioco che la Cranio ha voluto provare qui a Milano è Fuori Salone. C'è la mappa di Milano e tu devi muoverti attraverso questi punti azione, che sono quelli tondini neri, e devi raggiungere degli obiettivi per fare obiettivi che vanno 3, 5, 8 e 12 punti vittoria. Devi andare sui luoghi disegnati su questa cosa qui, nell'ora prefissata, che è mattino, pomeriggio o sera. A fine della giornata, chi è più, a fine dei 6 giorni, chi ha più punti è vincitore. Tu lo vedi? Ok, qui c'è una strada con un incrocio. Carcosa. Ok. Tutto chiaro? C'è il quindi nostro amico, nel momento in cui io sono così, metti Massimiliano, che sta spiegando il gioco a delle ragazze. Più tardi magari farò anche una partita. Le meccaniche dovrebbero essere simili a Carcassonne. Tutto in questo. Ok, quindi poi dopo vi do la certezza. Esattamente nel far credere. Allora, c'è anche una escape room. Mi sono prenotato per le 11:15 con un altro gruppo. Dovremmo salvare la fiera da una bomba. Vediamo se ci riusciremo. Sono appena uscito dall'escape room. Siamo tanto tanto morti. La stanza era interessante, comunque era una competizione a squadre, quindi eravamo su un tavolo con una bomba e due tipi di enigma. Una prima fase, una seconda fase. Si riusciva a mettersi in salvo prima della a scadenza di 30 minuti, vinceva. Siamo arrivati a un passo dalla soluzione. L'idea interessante, questa Enigma Room di Milano hanno diverse cose interessanti da fare, tipo l'escape room porta a porta, ti vengono a fare a casa, e altre cose. Ok, alla TV Giochi ho provato The Game faccia a faccia. Non è più un volo operativo, ma è un competitivo. Ok. È un competitivo. Ognuno ha il sommato da 1 a 60 e valgono tutte le stesse regole, solo che tu puoi mettere sia sul tuo mazzo che sul mazzo dell'avversario. Però quando metti sul mazzo dell'avversario non puoi potevi agevolare ma non penalizzare. Questo fatto serve soprattutto per come dire, perché quando ripeschi le carte ne peschi solo due se giochi solo sul tuo mazzo, e invece ne puoi ripescare tutte quelle che hai giocato se giochi almeno una carta su quello avversario. Comunque sul sito qui c'è una conferenza stampa sul gioco di Breaking Bad. Stanno dando delle news. Inoltre, se volete avere una piccola anteprima, abbiamo avuto la possibilità di recensirlo, e quindi sul prossimo numero di Otoko troverete la recensione di Breaking Bad. Se ci sono domande, se no possiamo anche ringraziare Andrea per il tempo che ha. Allora, dopo aver visto recensioni di Scannanzium, Teo e Miss Meeple, ho provato 13 giorni, che parla della crisi
dai missili di Cuba del 1962. Il gioco è abbastanza ambientato e la prima partita è stata una sofferenza, non fa scoppiare una cazzo di guerra nucleare. E per il resto dopo, penso che dalla seconda partita in poi si va molto più sciolti e diventa molto più avvincente. Ecco qua una bellissima esposizione di Lego, fantastica. Veramente fantastica. Si estende per un bel po' anche dall'altra parte. Fare un giro è praticamente impossibile, pieno di gente, però veramente fantastica. Un ultimissimo scorcio, il padiglione 16, quello dove sta l'Area Games, visto da sopra. E credo che per questa fiera è tutto. Eccoci qua per il secondo finale. Allora, Nando, calma, hai fatto un video col cellulare che fa cagare. Il video si sente male, muoveva così, cioè mi prendeva così. Ci accontentiamo, ha detto lui, ci accontentiamo. Però è cosiddetta la coperta troppo corta. O vado a Milano e faccio la fiera, o mi compro la macchina fotografica. Cioè, non è sbaglio, io a Milano non ci vado, ma c'ho la macchinetta buona. Vabbè, però ti interrogo, ti posso interrogare? Okay, sì, esatto, sono pronto. Punto 1. Sì. Era grossa sta fiera? Abbastanza, ci sta la mappa 1-1 della fiera di Milano, guarda. Eccola qua. Questa mappa 1-1 credo che sia enorme. Mi serviva una copertina per quando mi addormento, esatto, sul divano. E c'è la mappa 1-1 e quest'anno c'erano tre padiglioni, di cui il numero 12 non l'ho visitato perché tra il 16 e il 12 dovevo andare fuori e c'era il diluvio universale. È molto impostata sui fumetti, che è una parte che ho tralasciato su tutti i video, quindi non abbiamo trattato. E la parte games comunque è accettabile. Allora, per me non sono venuto, quanto è grossa la parte games? La parte games c'erano, non lo so, abbastanza credo. C'erano molte, qualche novità, c'erano le cose importanti, tipo la Cranio, c'era Giochi Uniti, c'era The Globe, Pendragon, c'era la stand 3M, quella di Modena, c'era il gioco, c'erano tante cose da vedere per un gamer. Mi sembra abbastanza. Cioè niente di eclatante, niente roba per gamer, però comunque una buona parte impostata sul game. E per ultima cosa, l'ho bullizzato, gli ho detto che visto e considerato che ci porterà un video ogni volta, ci deve portare anche un souvenir. Quindi okay, qualcosa ci ha riportato, non mi devi spiegare cos'è, però. Questo è un prototipo di... Sì, vabbè. No, credo di no. No, sicuramente no. Questo è un prototipo che si chiama Terxo. Ma poi vi facciamo vedere più da vicino. In pratica il fila 3 in 3D. Ci sono tutti i cubetti che sono divisi per tre colori, arancio, viola e verde. Ma sono colorati! Di cui ci sono anche tre simboli, che è un pallino, un cerchietto e una X, di tre colori diversi. Scusa, è perché noi siamo avanti, siamo vedi? ogni volta che si completa un tris di qualsiasi forma, si fa un punto. Si deve costruire un cubo 9x9 e... Dato che è un prototipo e il signore che ci ha fatto provare è stato tanto gentile, l'ho comprato perché secondo me c'ha il suo perché. Il prezzo si può sapere? 15 euro. 15. Vabbè. Lui ha detto che per produrlo gli costa 12, quindi onesto. Onesto. E niente, penso che abbiamo detto tutto.
rinnoviamo i saluti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!